Salve, mi chiamo Marcello, Marcello Adamo, e tra i tanti mestieri possibili ho scelto di fare il filmmaker. Raccontare storie per immagini è il mio lavoro. Ne ho raccontate tante e in varie situazioni. Ho anche una grande passione per la pesca e ho deciso di raccontarvi le mie storie di pesca. Quattro ore prima, io e Paolo avevamo raggiunto la Sardegna con destinazione Capodosso, nei pressi di Palau, dove ci attendeva il mio amico Massimo Rotondaro nel suo centro pesca. La prima giornata era stata dedicata alla cattura di ricciole ed era andata molto bene. La rimettiamo in acqua, sei d'accordo? La voglio più grande. Che bel animale. Abbiamo liberate tre e siamo stati premiati. Ce lo meritiamo. Al rientro, mentre noi avevamo fatto un piccolo riposo pomeridiano, il nostro capitano Igfa aveva provveduto a rimpinzare la vasca del vivo, ma ancora mancavano all'appello i calamari e le aguglie. Massimo, allora proviamo a fare qualche calamaro. Proviamo a fare calamari che quest'anno sono venuti abbastanza in numero, cioè sono venuti a mancare, ce ne sono stati pochissimi dal mese di aprile che soffriamo. Di conseguenza capisci che non pescando col calamaro si fatica anche a fare la grossa preda. Però insomma da pochi giorni 2, 3, 4 calamari si riescono a fare. Vediamo se il tempo e la fortuna ci assiste. Dovrebbe scarocciarci, diciamo, in quella direzione, alle nostre spalle, quindi rispetto al punto dei calamari mi metto un pochino più sopravvento, così nel frattempo che ci organizziamo. Qui c'è un fondale di 40 metri, sale fino a 27-28, quindi peschiamo dai 27 metri a scendere verso i 40, quindi facciamo lo scadente sperando che stasera ci degnano di una visita. Più di una, speriamo. Più di una visita. I calamari sono piccolini. Sono calamari, diciamo, 5 pezzi fanno un chilo. Quelli grossi ancora un po' presto. Poco prima del tramonto e subito dopo sono i momenti migliori per la cattura di questi cefalopodi, che per fortuna stavamo riuscendo a prendere. Massimo ancora non ci aveva rivelato la nostra destinazione finale, ma ci aveva promesso la cattura di dentici, molti dentici aveva detto, e forse anche qualche ricciolo.
Avevamo bisogno però ancora delle aguglie. Ma se non passa dall'altra parte, Paolo, sono messo dall'altra parte. Anche se le lancette del carburante segnavano mezzo serbatoio, Massimo fece il pieno e iniziammo a sospettare che avremmo dovuto fare un bel tratto di mare. Mettemmo la prua a nord-ovest, andando incontro al maltempo, e Massimo, che fino a quel momento ci aveva tenuto sulle spine, ci svelò che la nostra destinazione finale era la Corsica. Dopo 30 miglia di sconfinamento, avremmo pescato nella zona di Lemony, i cosiddetti monaci francesi. Quest'area di mare è ricca di piccole secche sparse, che si ergono da una profondità media di 50 metri. Posto ideale per insidiare dentici e ricciole con la tecnica del vivo, anche se Massimo ci aveva promesso più dentici che ricciole. Anche in questo caso avremmo dovuto seguire, soprattutto con l'esca più affondata, le variazioni di fondale segnalateci dall'ecoscandaglio, come del resto prevede la tecnica della pesca con il vivo. Questa è una guglia da tre ami, ma... pesca sportiva ne prevede due, quindi ci manteniamo sempre sui criteri per queste cose. C'è quello lì sul fondo, questo. Gennarino, piccolino. Questo è un ragazzino. Giovanotto. Buon hotel. Questo è un buono, mi sembra. Quello è giusto. Va. Andiamo a vedere cosa produce. Specialmente con quest'esca, se c'hanno sempre il calamaro, anche la, vedi questa guglia, una guglia da 45 centimetri, ma anche il calamaro, sai che il calamaro fino a che ce n'è un centimetro il pesce continua a mangiare, non è come le altre esche, gli dà un morso al dentice e poi lascia perdere se non lo ferri. Io il calamaro morde, continua a mordere, tira il filo, morde, mangia, poi quando andiamo dentro ferri, e il calamaro è così. Paolo, c'è una bella risalita di fondale. Ci sono anche marcature sul fondo, sì, stai attento alla canna. Massimo, abbiamo due esche diverse, come ti sei regolato con la velocità? Beh, la velocità, comunque abbiamo due esche filanti, quindi filanti vuol dire due esche abbastanza lunghe, longiline, si possono trainare anche a velocità sostenuta, il calamare e la guglia. Per cui siamo messi a un nodo e mezzo di velocità, e che è una velocità giusta. Io poi preferisco comunque trainare sempre abbastanza veloce, il pesce ha meno modo di vedere l'inganno.
Stiamo tenendo il calamaro leggermente sollevato perché ne abbiamo pochi e quindi ce li risparmiamo. Poi nell'arco della mattinata, se il pesce tarda a mangiare, ci passeremo rasente al fondo. Certo, quella guglia a mezz'acqua è un bel boccone per la ricciola, eh? Quella lì è dedicata alla ricciola, però si sa anche, può mangiare anche sempre a fondo, no? O no, Massimo? Può mangiare anche mangiare a fondo, e infatti in questi giorni ovviamente le ricciole di piccola taglia, diciamo pesci intorno a 10 kg, hanno mangiato rasente il fondo. E lì abbiamo il calamaro, dove presumibilmente mangerà un dentice, almeno ce lo auguriamo nelle nostre aspettative. La canna! Sì. Dentice, tira un po' da quella parte. Abbiamo avuto una partenza un attimo fa in diretta, una mangiata bestiale sulla guglia, e come immaginavo era un dentice. È salito a mezz'acqua su un fondale di 50-30 metri, ha dato due morse alla guglia con la frizione libera e è andato via. Non c'è stato il tempo di ferrarlo. Ma no, non pesce 5 kg. Dammi l'accesso. Ci metto. Vai. Paolo, grande, grande, bel denticione, bel denticione Paolo, questi sono i pesci di questi rari, bellissimo, infatti ho detto un pesce di 5-6 kg, stava forse un po' di più, 7 kg e mezzo. Il prossimo però tocca a Paolo. Abbiamo ostentato a trattenerlo perché voleva andare alla canna, allora gli ho detto se parti per la canna ti metto lo sgambetto. Alla fine ci sono riuscito a convincerlo a farmi andare alla canna, questo bel denticione, bellissimo. Hai visto quella guglia come l'ha combinata? L'ha solo addentata, poi l'ha mollata. Che inneschiamo adesso, visto che sono i dentici? Sugarelli o... Adesso innescherei direttamente i calamari che abbiamo, ce li giochiamo. Mi pare ce ne abbiamo uno vivo. Due? Uno grosso per la mezz'acqua. Allora ci mettiamo a mezz'acqua quello grosso. Eccolo qua, vedi? Ci mettiamo questo bisteccone, bello. Questo vale un bel denticione o una bella ricciola. Inneschiamo sul cappello. Lui si sta difendendo, aspettiamo. E sistemiamo qui nel sifone. L'amo, fammelo sistemare bene e regoliamo. Ok,
Vai Paolo, dai un bacetto, va, questo tocca a me. Calmo. Ecco, tieni Paolo. Li mettiamo in pesca, 43 metri, c'è una buona batimetrica. Inseriamo il trolling, siamo operativi. 36 metri, ci sono pure due belle marcature. Paolo, falla scendere che c'è una macchia di pesce. Massimo e Paolo si erano accordati per tirare un pesce a testa. E ora era il turno di Paolo che, ovviamente, sperava in una preda di dimensioni generose. C'è tanto pesce vicino alla risalita, guarda. Piombo. Questo è il figlio. Vabbè, proviamo a rilasciare? Eh sì, se non c'è lo stomaco da fuori. Proviamo, vediamo. Raramente è possibile rilasciare identici, poiché sono pesci che durante la risalita subiscono danni a causa della diminuzione di pressione. Questo però sembrava non aver avuto traumi. L'operazione fu veloce, ma anche molto umida per Massimo. Andato? È andato. Ok. Pietra. Altro che pietra, era una terra pesce. Massimo magnanimamente aveva ceduto il posto a Paolo, d'altronde era ospite e, come dire, l'ospite è sacro. Sembra un poco più grande. Bello? Più bello, sì. Piove Paolo. Piove sul bagnato. Pescatore bagnato, pescatore fortunato. Due pesci, doppio strike, due pesci alla mare. E Massimo, per la sua magnanimità, era stato premiato. Ma ora la situazione si complicava per tutti. Aiuto io, eh? Vai, lascia partire. Quello che ha fatto un'altra partenza. Sopra, vai, vai! Aspetta! Vai piano! Vai piano, eh! Vale! Bello! Bel pescione! Una risciola! Che piccola! Ok.
pesce, ma ancora deve stare in acqua. È un altro pesce, fratellino di quello, altro pesce di 7 kg, 7 kg e mezzo. Sì. Bel dentici. Complimenti. Calamari e aguglie erano terminati e come opzione passammo al sugarello. Esca altrettanto valida, in particolare quello scelto, che era di ottime dimensioni. Massimo, perché l'amo glielo metti all'interno della bocca? Io preferisco sempre lasciargli la bocca aperta, così il pesce ha possibilità di ossigenarsi meglio. E cammina bene? Nuota benissimo, sì. Ho capito. Nuota benissimo. L'amo dietro poi lo possiamo sistemare in tutte come vogliamo, possiamo metterlo in quel modo oppure anche nel foro, diciamo, anale. E questo è veramente, veramente un bel sugarello. Bellissimo. Le splendide catture facevano passare in secondo piano l'inclemenza del tempo, che, in un qualche modo, stava rendendo più affascinante e avventurosa quella giornata. Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Max! Lo vedi? Vai, fegatiello! Ciao compadre, come stai? Un attimo fa avevo appena detto sei capace a ferrare un dentice, vai! M'hai colpito! Siamo stati molto fortunati col tempo oggi, ma comunque la pescata non è male. Però ancora non ci siamo come target. Niente. Vorrei che mi prendessi un dentice sopra i 7 kg, per favore. Dai. Ci riproviamo? Ok. Ancora un altro pesce ci è consentito, visto che siamo in quattro, ok? L'ultima chance, allora. L'ultima chance. Che è una ricciola. Okay, siamo sullo stesso punto dove è andato prima. Questo è un denticione di 10 kg. Mi vedo molto rilassato. È pensieroso, spera che sia una ricciola. Lo speriamo anche noi, perché se è una ricciola tocca pagare il pranzo, eh. Ma non è quella da pranzo questa qua. Che si vede, favoletto? Ah,
La testata, Paolo, la testata. Ah, è dentro, dentro. Sta salendo a capo. Deve essere bello grosso, mamma mia che testa che ha. Questo è grosso. Questo è un big day. L'avevo detto? C'ha la schiena viola, questo c'ha la schiena viola, mamma quanto è grosso, questo c'ha la schiena viola, bellissimo, bello, bello veramente, guarda che pescione, bello, guarda c'ha in bocca, mandarino, bellissimo, bellissimo, bello, eh? Adesso salutiamolo perché è arrivata l'ora di cena. Sì, sì. Abbiamo il numero stabilito, quattro, oltre a questo non si può andare avanti. Dobbiamo per forza tornare. Buona giornata, ok? Andata bene? Ok, sì, benissimo. Divertito? Sì, sì. Soddisfatto o rimborsato? Felicità. Anche se avevo documentato tutto, Paolo doveva fare una foto ricordo per il suo album. E a me, come al solito, toccò stare dietro l'obiettivo.